Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Necesse, o Necesse, non so come si pronuncia. Ringrazio il buon Argonaut che me l'ha fatto scoprire. Mi ha detto, guarda che cosa è uscito. Infatti è uscito il 12 di dicembre. Non costa tantissimo, costa 8,99€. Ora magari mi metterò qui e registrerò una quantità di tempo spropositata e magari, perché no, vi porterò più episodi nel caso in cui il gioco fosse davvero interessante. In questo caso vedrete degli episodi consecutivi uno all'altro. Abbiamo la possibilità anche di giocare online con degli amici, come companion, diciamo. Pare che ci sia anche il wiring, quindi la possibilità di creare circuiti elettrici, la possibilità di viaggiare tra le mappe e mi diceva anche Argonaut di avere le mount. Quindi andiamo a creare il nostro personaggio, che chiameremo Indie Gameplay Ita, che facciamo pelato, così dai. Magari andiamo solo a sistemare il colore degli occhi. Perfetto. Save name, Indie, create world, e andiamo a provarlo. L'ho già provato un pochino ed è parte subito. Wall close and eat tree. Ok, si va a colpire. Abbiamo è un classico survival dove si va a ottenere del legname. Ci spariamo adesso tutto il primo tutorial in modo da imparare a fare le cose. Con la E apriamo l'inventario. L'inventario lo vedete qui. Qua sotto ci sono le barre veloci che muoviamo anche con la rotellina del mouse. E possiamo andare a craftare delle varie cose, in questo caso con un sapling, quindi un ramoscello, diciamo, sapling sarebbe diciamo il seme dell'albero nei survival, e un pezzo di legno, creiamo le torce, vedete le crea subito, un po' anche alla Terraria. Cammina vicino e parla con l'anziano, ovviamente non col sinistro ma col tasto destro. L'anziano ci dice, sottoterra tu troverai alcune delle migliori pietre nel mondo. Va bene, qua possiamo fargli delle domande, ci può dare dei consigli, possiamo scoprire delle ricette, possiamo domandargli come funziona il commercio, perché potremmo anche come Terraria andare ad amministrare un villaggio di NPC. Ora il tutorial ci dice, trova o crafta una workstation e piazzala con il tasto destro. Vabbè, ma scusate, io adesso voglio dire, ma col tasto qui apriamo la porta. Perfetto, questa non è già una workstation? Use. Infatti, trova e crafta un piccone nella workstation. Qui vedete che si è aperta tutta questa serie di cose. Ci sono anche, sì, ci sono i circuiti perché c'è la leva, poi ci sono tutti i vari comandi logici che ci sarà da studiarci un pochino dietro. C'è l'anvil, c'è tutto. Vabbè, facciamoci questo wood pickaxe che piazziamo qui, quindi andiamo a la crafting guide. Ok. Vai e usa la scala col tasto destro, ci carica la mappa sottoterra. In questo caso andiamo a non usare quello ma usare il piccone, così andiamo a prendere anche un po' di pietra. Allora, intanto, che cos'è questo? Ah, ok, stelline ninja, abbiamo trovato un po' di cose anche per poterci difendere. Quindi ora il tutorial sembra volerci portare in quella zona lì, quindi ci andiamo anche abbastanza velocemente, perché ci sono i nemici, ci sono combattimenti. Un gioco che veramente è stato un fulmine a ciel sereno, perché non lo conoscevo. In questo caso io vorrei anche usare la torcia, così vediamo, ne piazziamo una qui, così almeno si illumina tutto. Scaviamo lì, potrebbe essere, non so, ipotizzo dell'argilla. No, iron ore, quindi niente. L'argilla è questa, scusate, l'avevo già vista. È un gioco che, parlandone anche con Argonaut, mi ricorda molto Wayward, che avevo portato un paio di volte, una volta anche con lui, dove ci mostrava la sua partita. Però è molto, ma molto meno hardcore di Wayward Necesse, intendo ovviamente. Allora, le ore possono essere usate per craftare le barre, che sono usate in molti in molte ricette del gioco. Se viaggi fuori dall'acqua al limite della mappa, sarai in grado di viaggiare alle altre isole.
Le isole hanno biomi differenti e tutte le cose come i dungeon o anche altre cose come dungeon e villaggi. Premi N per vedere la mappa del mondo. Infatti, vedete che poi qua si va avanti. Insomma, siamo in questa zona qui. Se viaggiamo al bordo della mappa, dovremmo poter scegliere se andare qui, qui o qui. A sud invece c'è un villaggio. E mi ricordo nella mia prima partita avevo viaggiato ed avevo finito su un'isola di pirati, dove mi avevano fatto la pelle. A quel punto ero ripartito da qui, quindi dovevo riviaggiare là. Qua sembra esserci un orto. Comunque, al momento io direi che continuiamo a fare magari un po' di legname e vediamo se possiamo lì al tavolo. Vabbè, intanto apriamo anche questa cassa che magari dentro c'è qualcosa di importante. Local Village Map, Local Dungeon Map e Settlement Flag. Può essere piazzata per iniziare un insediamento. Deve essere piazzata in superficie, non può essere piazzata nel villaggio dei Vidici, insomma. Possiamo creare, no, possiamo creare anche la forgia. Ci serve 20 stone, l'abbiamo fatta, c'è anche la... Vabbè, possiamo metterla come base principale questa magari, possiamo pensare di fare una cosa del genere. Ma prima io vorrei usare questa mappa, ok, l'abbiamo usata, abbiamo trovato a nord-ovest della mia location un villaggio e a sud una location anche a sud, quindi ok, sappiamo già che c'è qualcosa, forse da questa, no? No, però ci ha detto il villaggio, ce l'ho da già come scoperto. Possiamo metterci anche delle note volendo, cliccandoci sopra. Allora, io voglio provare a piazzare... Oh no, questo cos'è? La forgia. Vabbè, mettiamo tutti e due, dai. Li piazziamo qui e vediamo se abbiamo fortuna. Qua è uno e qua è l'altro. Ma cos'è questo? Ah, io non ho... Ok, no, niente, infatti. Allora, crafting bar. Ok, creiamo. Possiamo fare anche il vetro con la sabbia. Facciamo un po' di metallo in modo da avere già dell'iron ore. Perfetto, direi che abbiamo fatto. Ora, se io distruggo, ok, prendo tutto e va bene, possiamo andarci. Il tutorial finisce qui, quindi il gioco ci butta direttamente nella. In mezzo. Allora, voglio vedere se adesso riesco a colpire il tavolo da lavoro e portarlo via in modo da poter risparmiare. Così qui sembra un gatto, una mucca in realtà. Voglio vedere se riesco a prenderla. Beh, intanto voglio vedere se riesco a fare una spada un po' più bella. Ah, con la chiave inglese, questa non è originale perché prende un po' anche da Starbound. Possiamo piazzare i cavi logici. Il cutter per toglierli. E poi i cavi col copper. Ok. Quindi possiamo andare ad automatizzare tutto quello che vogliamo. La crafting guide. Niente, voglio fare una... Non lo so, un arco. Così attacchiamo anche con quello. Frecce ci servono. Fishing rod, facciamo anche quella. E una spadina. No, non possiamo. Quindi sta diventando anche notte, tra l'altro. Quindi magari andremo anche a dormire. Adesso... Abbattiamo ancora un paio di alberi in modo da... Mi chiedo se la mucca ci dà latte. O dobbiamo andare lì con qualche cosa. No, vabbè. Non credo bisogna mangiare perché in alto vedete la vita che scende sotto forma un po' alla Zelda con i cuori. Facciamo la spada la metto qui. Voglio solo vedere adesso se la fishing rod la mettiamo lì. Crafting guide, non so che cosa me ne faccio ma... mi diceva qualcosa qua? Use from hotbar. Ok, questo cos'è? Ah, monete, ok, con cui possiamo commerciare. Quindi uso la questa. Ah, ok. Aia, 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 aia. Molto, molto male. Mi hanno già tolto praticamente metà vita. Però io adesso provo ad attaccarli. Perché di notte arrivano gli zombie. Ed era prevedibile perché l'ho anche visto negli screen. Ok, sono morti tutti, però direi che potremmo anche pensare di chiudere e andarcene a dormire. Spawn point set. Ok. No, no, l'abbiamo settato, ok, ma non possiamo aspettare il giorno, quindi dobbiamo... Vabbè, intanto... Diamo un'occhiatina qua sotto, magari la vita sta già salendo, quindi dovremmo poter andare avanti abbastanza tranquillamente. Diamo un'occhiata qua se troviamo qualcosa. Una cassa, monete, cassa anche qui,
Monete torce, molto bene. Ma dai, abbiamo trovato torce, intanto magari scaviamo ancora un po', prendiamo un altro po' di iron che ci fa sempre comodo, poi quando viene il giorno ce ne andiamo. Lì sotto sembrerebbe esserci qualcosa, quindi magari proviamo ad andare a vedere prima di viaggiare, di andare in un altro punto della mappa, magari esplorare un'isola a fianco. Il discorso isole mi ricorda anche Forager, però. Ma in realtà poi Wayward è il gioco che me lo ricordo di più. E anche Realms of Magic per le mappe. Avevo fatto anche quello insieme ad Argonaut, nel senso con il suo commento avevamo analizzato quel gioco ed era, però è diverso perché aveva non questa grafica con questo tipo di movimento, ma avevamo una cosa tipo platform, insomma, quindi la logica è quella. Lì sotto sembra esserci un dungeon. Comunque adesso noi abbiamo settato il nostro spawn point, quindi andiamo avanti. E la cosa che c'è da dire, da specificare, è che il gioco è in early access, quindi ci vorrà del tempo poi per vederlo finito, però. Ah, lì c'è un vampirla. Ah mio Dio, è diventato è un boss. È un boss, relativamente boss. Ma che cacchio. Ok. Aia, aia. Ok, l'abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso, abbiamo trovato anche un forziere, quindi bello l'idea che comunque si trasforma in vampiro. Allora, abbiamo trovato Vampire Gift. Ah, ok, aumenta. Quindi sembra essere un trinket, quindi va messo qua. Ok, ci aumenta il movimento di 15%. Poi una pozione della perché aumenta la rigenerazione della vita. Copper bar, ottimo, e delle torce. Bene, dai, abbiamo ottenuto qualcosa di utile nonostante tutto, nonostante il vampirla che abbiamo dovuto uccidere. Voglio vedere se riesco a portarmi via anche questa cosa, ok? Perché questa sembra essere lava, quindi lava come lava. Bene, 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 molto, molto, molto bene. Ok, abbiamo passato un po' di tempo. Abbiamo anche dell'altro gold iron ore da portare via. E adesso proviamo ad andare in un'altra zona. Dovrei stare qua a scavarlo tutto, dir la verità, ma non voglio farvi perdere tempo. Quindi adesso torniamo su, se è giorno prendiamo il via e andiamo magari, non lo so, nella città sotto degli NPC, diamo un'occhiata lì, poi magari ci scegliamo una mappa e cominciamo a costruire la nostra casa. Ci sarà da apprendere come funziona la creazione del villaggio per poter assegnare le stanze e le case agli NPC, che ci potranno dare una mano, ci potranno vendere le cose, un po' come Terraria. E qualcosina forse anche in Starbound. Comunque il gioco, vi dicevo, in early access, no, è in sviluppo, quindi tante cose potranno ancora cambiare. Allora, intanto, scusi, ma se io le demolissi il fiorellino qui, grazie. Se ti colpisco, ah no 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 no, non volevo, scusami, chiedo perdono, non volevo. Ok, set. No, non si può dormire. L'inventario però è già anche abbastanza buono, quindi facciamo così. Prendi quello, demoliscigli la cosa, perfetto, e ce ne andiamo appena fa giorno. Gli zombie sono fuori che ci aspettano, quindi... Adesso non ricordo se ci sono anche le stagioni o una cosa del genere, però la neve l'abbiamo vista nel caricamento, quindi qualcosina deve esserci per forza. Intanto qua c'è un altro materiale, che dovrebbe essere il copper, perfetto, così almeno abbiamo anche tutta la parte del wiring da poter fare. Era quanto? Poi si può... Ah, ok, abbiamo anche la guida per il crafting, perfetto.
se si tira, se si muove la rotella, diciamo, più indietro di quello che... Ah, ho piazzato la forgia, per sbaglio. Mi sa di sì, ho fatto la cavolata, quindi adesso vorrei... Chiedo perdono. Ok, la forgia. Non so come ho fatto a metterla, probabilmente ho mosso con la rotella appunto mentre vi dicevo, ah, funziona con la rotella e poi... Vabbè, direi che potrebbe anche essere giunto il momento di andarcene. Sto solo facendo qualche scorta di materiale che magari poi nel villaggio saremo costretti magari a vendere un po' di roba e un po' di copper, magari un po' di iron ci potrebbe far comodo. Comunque, adesso devo dare un'occhiata se effettivamente sì, mi pare di muovermi sì più rapidamente con quella giacchetta quel trinket del vampiro. Ok, sì, è giorno, ce ne possiamo andare. Arrivederci, grazie mister Saggio. Adesso ce ne andiamo a sud perché a sud c'è la città. Ah, ma tra l'altro era di qua quella mappa che infatti era nord-est, nord-ovest, non nord-est. Infatti c'è la Dungeon Island, quella che abbiamo scoperto grazie alla mappa. Sappiamo che andando di là un tot e andando in su arriviamo su quell'isola dove c'è il dungeon. Ora, qui non c'è nient'altro, credo. Volevo provare anche la canna da pesca. Vediamo se abbiamo modo di... Ok, vediamo come funziona. Aspettando un attimo, magari. Non so. Ok. Cosa abbiamo preso? Farfish, crafting material, va bene, andiamo, dovrebbe andare così, cioè dovremmo poter camminare per arrivare dall'altra parte della mappa. Infatti vedete che sotto la mappa non, qua in alto non va più e anche qui stiamo uscendo dalla mappa, quindi a questo punto potremmo scegliere una destinazione possibile sotto, credo, sì, scegliere dove andare e andiamo qui, travel, go to the edge of the map, capisco, sono all'edge della mappa. Not discovered. Sì, siamo all'edge of the map. Scusa, boh, magari di qua? Non sotto, ma solo di lato. Vabbè, andiamo a provare, tanto è uguale. Finché non vediamo squali, problemi non ce ne sono. Allora, scusate, ma io vorrei... No, non mi lascia. Non mi lascia. Niente. Ah, ho bevuto anche la pozione di rigenerazione per sbaglio. Va bene, ho fatto casino con l'inventario, tutto così in miniatura. Ah, eccolo qua, Travel South. Ok, c'era il tastino e non l'ho visto. Perfetto, andiamo lì e adesso arriviamo al villaggio.